Questa è la mia camera. Allora, partiamo da qua. Questo qui è un baby Pluto che ho fatto io a mano. Avevo, non so quanti, però da un po' di anni che ce l'ho questo qua. Sì, è vuoto perché non so cosa mettere per ora. Poi, qui c'è il mio calendario dei gatti perché io adoro i gatti. Questa casa di bacheca dove appiccico tutto, foglietta, visi, perché dopo mi dimentico. Là in fondo non si vede, ma c'è il mio cappello che è caduto. Poi, qua sono le chiavi della mia macchina. Questa è la mia lampada, con su i miei occhiali per il sole. Poi, uno straccio, non so perché lì. Poi, piccole casse tarocche, ma funzionano ancora abbastanza bene per l'MP3. Poi qui c'è la mio macchina fotografica, le famose cuffie taroccate, poi il mio gatto che mi fa una grande compagnia, il mio modem, il molto. Questa qui è una canoa che ben presto farò un tutorial, un origami, in anteprima. Poi, qui c'è il mio Pasqualino, che è quello che uso per pulire il monitor. Sì. La mia stampante. Poi, libri, foglietti, varie cose. Poi, una chiappasogni. Un fantasmino che si illumina di notte, che carino. Cappello, porta custodia per la macchina fotografica. Ciondoli, io sì, ciondoli vado matto io. Poi, cavi elettrici. Ma in fondo una bandiera. Mago Merlino. No, non è Mago Merlino, è di Atlas, che però non mi ricordo come si chiama. Poi, sì, penso che abbia fatto tutto qui. Poi, lo zaino che uso sul lavoro, sento tutto maschera, tutto centro, tutti quanti così. Il mio computer rotto, questo qui è andato, il mio computer è proprio andato. Un quaderno, fogli. Ah no, questi qui sono i copri CD, sono comodissimi, guarda. Sono copri CD che li uso per coprire i CD. Sono comodissimi, guarda. Poi, il mio gatto, che ho fatto io a mano. Un certificato, questo qui di giardinaggio per... Sì, riguarda il giardinaggio. Il mio cane. Questo qui era un mio cane, però si è un po' troppo scuro. Ho fatto una foto e l'ho fatto come puzzle. Che però non si vede, vedi che si vede che è un puzzle. Poi, bandane. Questo si vede le bandane della face. Che sono andato giù, quando sono andato giù a Roma. E questo è il concerto di io, che sono andato. Il mio letto. Questo qua è il mio borsello, quello che trovo sempre in giro, questo qua. Coperta. Qui c'è una cartelletta che cose ci dentro. Cartelletta che sono tutte cose del giardino. Poi. Sassi, qui sono tutti i miei sassi. Non è una collezione, ma mi piace portare un po' a casa un po' sassi strani, tipo questo qui. Lo so, ha una forma un po' strana, però è un sasso. Poi c'è anche questo qui. E poi c'è anche questo qui, che sembra è particolare. Qua c'è il mio angiolino. Olivo, questo qui è una pianta di olivo. Questo qui è un libro di giardinaggio che è veramente... Che è vecchio come il cucù, però è comodissimo. Pila, questa è una luce che per adesso va, però non mi fa.
non mi fa di andare, un aereo, un altro aereo, un altro aereo, un altro aereo, un altro aereo. Questa è una macchina con il ventilatore, che si nota, ventilatore, che però è in fase di costruzione ancora, però funziona. Questo è un pubblicità un po' occulta, però guarda, qua i panini sono veramente buoni. Una lampadina, una, che lampadina, una candelina, un altro aereo, torcia, che mi sembra che è un po' scarica, così questa è scarica. Poi, qui c'è una porta foto che non posso far vedere chi c'è, però non posso. Qui c'è il mio posto di riga. Poi, questo qua è un libro che so a memoria, che è bellissimo, sempre di Luciano Ligabue, che però è... Oh, mi piace un casino questo libro, che è... Poi c'è una storia che è molto bella. Questo è quello del mio mondo. Questo è il secondo libro di Liga che ho preso, che anzi non ne ho regalato. Un altro sasso, un altro sasso, un altro sasso, questo qui è un sasso, che però vedi che si vede, è un sasso. Alcuni CD che ho, sì, non tutti, per esempio ho un po' di blues, Green Day, e varie robe, sì, un po' tutti misti dopo. Un po' di fumetti che avevo, un concerto che questo qui con un DVD che mi hanno regalato, che però si scrive a torta, che è questo, che mi hanno regalato per il mio compleanno, che purtroppo non sono andato, purtroppo non sono andato. Poi, qui c'è un po' di collezione di Lupin, che io adoro Lupin, Lupin, qui un altro sasso. Due orsi uguali che della che mi hanno regalato quelle pubblicità. Un tigrotto. Poi muro, qui c'è il muro, un bel muro. Qui c'è un bel muro. Qui c'è un copriporta che non si vede. Sì, vedete quello in copriporta. Qui c'è la TV. Attivo, comodino, questo qui è un comodino, però non si vede, qui è tutto l'ombra. Poi, qui c'è, questo qua è il mio vecchio telefono, una cassetta dentro un trapano elettrico, la PlayStation, questo è un modem, vedi, joystick, e sotto c'è il massimizzatore, sotto ancora se non si vede, ma c'è una scatola con dentro tutti i CD delle... Ah no, questo qui c'entro un affare che è storico, che è questo, è un reparto storico, è proprio un reparto storico della mia vita. Poi qui c'è un armadio, qui c'è un topo, che c'è il mio topolino qua, armadio. Qui c'è un posto di una volpe, che però non si vede tanto bene. Qui c'è il posto del lupo, che mi hanno regalato. Come mi chiamo? Qui c'è il posto della lince, che era tipo manifesto fuori dal cinema, che ho diciamo, imprestato. Qui c'è Aprile, posto di Aprile, che mi piace. E non mi vergogno, perché io ascolto Aprile. Poi, qui c'è un po' di tutto, penne, matite, scolorine. Poi, qui c'è un sacco con bigliettini di visita. Portaci lì. Diciamo che un'agenda, libri, due scatole, con dentro, uno con dentro tutto del computer. E l'altro è la famosa scatola misteriosa. Qui c'entro il mio coso per il cavalletto per la macchina fotografica. E questo qui, anche questo. Tutte le mie chiavette,
sia per il telefonino che anche per le chiavette per il computer. Questo è un cavalletto per un telescopio che però non vi faccio vedere. Poi, questo è il mio gatto che è morto. Questo sono io con la chiave, con la seconda chiave della mia macchina, con le scorte. Questo è un diciamo cos'è, un biglietto da visita per un giardiniere. Questa è una chitarra che non mi ricordo dove arrivo, però sono andato a vedere, che non so chi è, ma sono andato giù a Milano a vedere la mostra della chitarra rock. Questa sono io, ancora, che eravamo sul lago di Como, farò un giro con il battello. Poi, qui sono tutti i miei pezzi di affari miei. Questo è il mio soprannome che non vi dirò perché mi chiamano così. Qui c'è un po' di gattine. Qua dentro c'è dentro tutte le spille. Questo qui è un aereo. C'è dentro tutte le mie spille. Nervi, ho fatto un disastro. Vedi, ho questa. Ho questa. Ho questa che è un mito, poi anche questa che è un po' ha un significato questa lampadina, questa spilla qua. Poi ho questa, vedi, qua dentro un po' di tutto. Poi qui ho caramelle che io adoro queste qua, io adoro, le adoro tantissime, guarda, anche queste. Senza nome, questo è il mio senza nome, 1 metro, fili di pesca, qui c'è un po' di gattine, una girandola, una pallina, lattine, un po' di varie robe, qui c'è un foster che non vi faccio vedere, fazzoletti, questo è il mio tesoro, poi cassetto, 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 cassetto. 4 cassetti, le mie scarpe, pantaloni corti ma penso che sono da lavare, la mia pattumiera, poi una felpa, questa qui la uso sul lavoro, che è una borraccia termica, vedete in questo caldo. Qui c'è un TV, che mi interessa, qui c'è le tendine, che sì, sono classiche, a me mi interessava. Poi, qui c'è qui c'è questa, non si vede, è la mia sedia a le ore contate, e basta, penso che ho fatto tutto. Ciao ciao!